Tanto rumore, tanto chiasso per nulla, anzi per tornare come prima, per tornare al punto di partenza, proprio così, perché la soluzione allo studio in queste ore sarebbe quella antica. Come dire, abbiamo scherzato, 3 mesi di tempo, di lavoro, salvo capire adesso che il piano non funziona. Non funziona, sì, i mercatisti, stanchi e preoccupati, si ribellano. Ieri lo hanno fatto in modo plateale, si sono rivolti anche al prefetto Ferrandino. La sua mediazione ha aperto uno spiraglio sulla questione. Il sindaco di Agrigento, dopo un incontro con le organizzazioni sindacali di categoria e una delegazione degli stessi ambulanti, ha svelato il nuovo progetto, pardon, il vecchio progetto, quello di riutilizzare l'area privata, qualora però, ha precisato Marco Zambuto, la proprietà ceda a titolo gratuito al comune quella fetta di piazzale Ugo La Malfa, da sempre occupata dalle bancarelle del venerdì. Ed è stato proprio questo il nodo nevralgico, il cosiddetto peccato originale, dal quale sono derivate poi tutta una serie di criticità che hanno portato al caos, alle 2 sospensioni del mercato. Lunedì è previsto un altro momento di confronto fra le parti e servirà l'incontro anche per capire la risposta del soggetto privato, se e come accoglierà la proposta. In caso contrario dovranno essere valutate altre soluzioni, fermo restando che in questo balletto potrà e dovrà svolgere un ruolo di primo piano il Consiglio Comunale. Fino a questo momento, così come denunciato dallo stesso Presidente Trupia, è stato tenuto in disparte. Non si sono fatte attendere le reazioni. Il consigliere Alessandro Patti parla di trionfo dell'ignoranza. Il consigliere Gerlando Gibilaro chiede lumi su come siano andate realmente le cose, mentre il consigliere Alessandro Sollano propone lo spostamento del mercato in via Petrarca. Ed ancora i consiglieri Simone Gramaglia e Gianluca Urso parlano di motivazioni illogiche e contraddittorie. E infine prende posizione Confesercenti, che bolla la gestione di tutta la vicenda mercato come un vero e proprio fallimento.